Raga, buongiorno e bentornati in questo nuovo video di una nuova mega rampa randomizzata. Siamo qua perché quest'oggi la rampa si muoverà. Ebbene sì, scenderemo con i veicoli random verso Los Santos e purtroppo la rampa comincerà a saltellare a caso. Quindi signori, prima di cominciare mi raccomando un bel pollicione su, un commento qua sotto con scritto l'abete. Signori, vi ricordo che va di là tutte le sere alle 21, mi trovate su Twitch nel link bloccato sotto nei commenti se volete, perché noi iscrivetevi. Detto ciò, vediamo un po' il veicolo da test come se la caverà. Sarà molto complicato uscire, ci saranno incidenti uno dietro l'altro, vedremo veicoli buoni rompersi, veicoli schifosi magari trionfare, e speriamo nessun treno. Attiviamo il fatto che la rampa possa muoversi, che non lo farà sempre, se no è un disastro. Lo farà ogni tanto, potrebbe capitare, come no. Il moltiplicatore non è troppo elevato, è circa sui 34. Andiamo verso il laghetto di Los Santos, vicino anche nella zona dove abita il signor Clinton. E questa, vedete, è la rampa di quest'oggi. La rampa si è messa a saltellare, saltella quello, saltella un po' tutto. Andiamo da sta parte, signori, come sempre vincerà il veicolo che arriverà più lontano. Questa è la direzione, vedremo un po' come andrà a finire. Detto ciò, torniamo su e cominciamo subito con il primo veicolo random della mega rampa di quest'oggi. Fagaloa che si accoppa. Vediamo un po' come si comporterà. Io le auguro il meglio, chiaramente. Poi se questa inizia a saltellare, sono problemi suoi. Ho messo le piante anche per accorgermi meglio del saltellare, perché lo vedi meglio se vai dritto. Se scendi giù così non noti un tubo. Va bene, la Fagaloa è partita. Vediamo un po' se riuscirà a fare qualcosa di bello. Non sembra. Signori, non sembra una gita, diciamo, fuori porta per lei, che va a sbattere sopra la pioppa. Arriva qua, la segniamo. Si candida all'asino. Non è detto, ma potrebbe diventare il somaro di quest'oggi. Signori, prossimo random. Cominciamo in un modo veramente molto molto classico. Abbiamo a disposizione un abanero che si mette a saltellare. Si è incastrata dentro la prova. Questo è ciò che rimane dell'abanero, che funziona ancora. Quindi bene o male, ok. Si pieghi un attimo e mi dimostri che nonostante la botta è capace ancora di fare qualcosa. I veicoli non sono chiaramente immortali, quindi possono massacrarsi, prendere botte, eccetera eccetera eccetera. Detto ciò, vediamo se l'abanero. Signori, una bella abanero vincitrice. Io quest'oggi ce la vedo bene, ce la vedo bene. Se qua partono le prove che saltano, diciamo, signori, che la banero la vedo più che bene, perché contavo che le macchine, ho detto, boh, vabbè, si fermeranno là in fondo, eccetera, eccetera, eccetera. E invece finiamo nella casa di quest'uomo. La segniamo il prossimo random. Quindi è una rampa verso sud-ovest. Mi piace, signori, ottima banero. Detto ciò, prossimo veicolo random. Abbiamo una Turismo Classic. Mi ascolti, può smettere di saltare, che se vado giù sono problemi. Come ho detto, la rampa si muove random. Non so quando comincerà a saltellare, non ho nessun indizio, quindi andiamo veloce perché potrebbe ricominciare. 500 e qualcosa chilometri orari presi in uscita. Non va a fare cose, non so cosa stia facendo. Però signori, secondo posto intanto. Prossimo random. Abbiamo a disposizione un aereo dello zio, che fortunatamente non saltella. Dopodiché altri aerei. E abbiamo una Vapid FMJ. Questa macchina, ok, fa c***are tutto. Non è buona sulle rampe, però no, cioè delle volte fa anche delle cose carucce. Considerando che becchi 580, forse è la più veloce. O meglio no, la banera avrà fatto di più, ma non mi ricordo. Vediamo se qua la prende bene. Dai che ce la puoi fare. Vai. Vabbè, non proprio. Signori, arriva qua secondo posto. Intanto prossimo veicolo random. Inizio turbolento, inizio comunque piacevole. Ma che macchina è? Dominator GTT? La smettiamo per favore. Sono già felice che la rampa non si smonti. Vado, un bel saltino. Si dimostra una rivelazione sulle rampe. Lei macchina praticamente mai vista su sto pianeta. E là. Sembra un po' esagerato, però. La segniamo. Signori, la Fagaloa si conferma un gran asino quest'oggi. Prossimo veicolo random. Per le coupé, una Zion Cabrio. Finalmente si vede una Zion. Non la vediamo praticamente mai. Quest'oggi, signori, potrebbe far bene. La vedremo in uno scontro 1v1 con l'Emperor Abanero. Rilassati con calma. Non ripartire con i saltelli, per favore. Allora, atterra bene. Non ci sono problemi. Il record di velocità non me lo fai, però mi becchi 630 con una velocità maestra su sta roba. Forse è la più veloce. Se prende bene la sponda e riesce a saltare, signori, fa un disastro. Diciamo che, signori, questa sfida 1v1 contro l'Emperor Abanero vede vincitrice attualmente la Zion Cabrio Coupé, che la sorpassa di poco. Si mette qua. Di conseguenza Zion in prima posizione, in seconda posizione l'Emperor Abanero e in terza posizione abbiamo l'FMJ. È solo l'inizio, ma già così promette veramente molto bene. Ma un bel gang. Io sinceramente lo trasterei un pochettino in un furgone dei tacoli. Non adesso, non uscire. Bravo che saltelle poi. Che spettacolo. Cioè, no, spettacolo un cazzo, perché si è mezzo distrutto con la velocità. Qua stiamo cercando di fare un miracolo, Forse becca il terzo posto, ma se lo becca c'ha un culo quadrato, che teoricamente sì, ce l'ha, no, ce l'ha rettangolare. Ce l'ha fatta, signore. Terzo posto. Parcheggiamo qua. Lo segniamo. E prossimo veicolo random. Abbiamo una dilettante, signori. Per chi avesse problemi, appunto, intossicazione alimentare, magari di avvelenamento da cibo, è questo il momento per vomitare tutti assieme. 500 qualcosa presi in uscita. E poi un disastro. Un completo disastro. Arriva qua, raga. La segniamo. Forse anche no. No, la segniamo. Abbiamo ancora dei segnalini a disposizione. Prossimo veicolo random. Abbiamo un Bobcat XL furgoni. Perché furgoni? Cioè, nel senso, ok che furgoni è tutto, però cioè questo dovrebbe essere pick up. Cioè, per favore, GTA 6, facciamolo un po' più dettagliato, così io so nei tornei chi mettere e chi non mettere. 570. Vediamo. Vai. No, perché tutti qua? Perché tutti qua?
La sorpresa! L'incredibile sorpresa! Di questo che diventa anche una ballerina col palo, signori, lo segniamo! Prossimo random, direi che attualmente ci siamo. XLS blindata per i SUV. Sono 3 mesi che non fa qualcosa di buono. 600 quasi me li va a prendere. Se riesce a entrare bene nel lago, cioè se rimbalza qua sì. Bello, bellissimo questo disimpegno. Ma diciamo anche no, signore, diciamo anche no. Qua ritorniamo sul discorso della dilettante. Per chi volesse vomitare, abbiamo per le super Pegassi Osiris. Io vorrei capire una cosa, perché l'Osiris, che è una super, che è una, comunque una macchina molto carina esteticamente parlando, perché fa così schifo? Io mi chiedo per quale motivo. Allora perché l'avete inventata? Se ci sono 400.000 macchine superiori, ok, l'estetica è tutto. Cos'è, una macchina low budget, una scammata? Guarda che a provocarle queste risvegliano. No, non risvegliano niente, risvegliano il ricovero. Raga, la segniamo, sì. E se segniamo un Osiris c'è da riflettere. Sesto posto, mica male. Prossimo random, Landstalker per i SUV. Prima rampa senza sportive praticamente. Cioè le sportive sono le più numerose di tutto il gioco. Quest'oggi neanche una. Poi non che le voglia, per carità di Dio. Cioè sono imboccabili, mettiamola così. 590 e quasi 600. Landstalker, mi faccia emozionare un attimo. Bello, no. Cioè, ma lei per una volta che poteva fare un qualcosa di buono, per una volta che anche sua madre poteva considerarla suo figlio, e invece no. Beh, un quarto posto veramente molto molto regalato. Segniamo Landstalker. Comunque quest'oggi, signori, sto vedendo prestazioni buone anche da parte dei veicoli solitamente ignoti, quindi questa cosa mi piace. Prossimo random, sono morto dentro, però è una manana. Davanti è un Emperor, ma dietro è una manana, e noi guardiamo solo dietro. Lei non mi fa una rampa buona da troppo tempo. Io quest'oggi la voglio vedere davanti a una Zion. So che è difficile, che la Zion è una macchina molto molto tosta, ma 620 me li tocca. Di conseguenza arriva bene qua, e se prende bene la sponda mi può spaccare anche la mamma dello Ziosi. Brava. Parte la manana, signori, direi sia prima. Assolutamente. No, non ho detto niente. Ha preso una bella botta, signori, ma primo posto per la manana. Finalmente una prestazione buona per lei. E sinceramente un po' godo quando vedo ste cose. Attualmente, signori, la classifica vede manana in prima posizione. In seconda posizione abbiamo una Zion. E in terza posizione abbiamo l'Emperor Arbanero. Prossimo random, che mi dai di bello? Una Coquette Classic, sportive classiche. Non ha mai tardato così tanto una sportiva a saltare fuori. È allucinante questa cosa. Io quest'oggi non ci sto capendo nulla. Solo che la rampa per fortuna saltella i momenti buoni, cioè quando devo ancora arrivare. Quindi ci salviamo. Abbiamo abbastanza, vai. Vabbè, bel rimbalzino, ma non trova il segnale, non trova la posizione e mantiene ancora l'asino, la fa galoa, che mi stai facendo veramente tanto. Prossimo veicolo random, abbiamo per le super Pegasi Infernus. Non saltellare, non saltellare. Strano che non mi abbia distrutto delle macchine sul finale. Solitamente se inizia a saltellare lì è finita. Mi piace sta improvvisazione un po' così. Finiamo dentro un'acqua abbastanza verdastra. Dopodiché la segniamo, o forse no, vediamo un po'. Deve andare su, puoi tornare giù. È troppo distante dal segnalino. Detto ciò, signori, prossimo veicolo random per le sportive, Karin Futo. Si inizia a saltellare, adesso impazzisco. Devi saltare anche un po' meno, eh. Me li becchi 600. No, 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 no. Vabbè, raga, vabbè. Ha saltellato. C'è un complotto qua. È allucinante, raga. Nessun segnalino. Mamma mia. Prossimo random, abbiamo la macchina, non lo so, di uno che smonta le grondaie a sto giro. 570, me li prendi 562. C'è di meglio, però c'è anche di... No, no. Cioè, di peggio sì per la Fagaloa, ma diversamente proprio no. Consideriamo che la Fagaloa ha avuto dei problemi. Prossimo veicolo, abbiamo una Super Emperor ETR1. Doppietta di Emperor al momento. Emperor Abanero, Emperor ETR1. Però le uniche Emperor che ci piacciono. Questo però è un male. Vuol dire che il gioco sente proprio l'Emperor nell'aria. Ce la sta dando continuamente. Perché sappiamo che il random è 100-100 contro di noi. Schiva tutto. Beh, ragazzi, sicuramente è il golfognario più bello di oggi. Però io mi aspettavo facesse qualcosina di un po' più interessante. Una Michelli GT sportive classiche. Teoricamente tipo la Savestra, quindi dovrebbe essere veloce. Non saltare, calmati, rilassata, tranquilla. 530, mamma mia. No, vabbè, non fa peggio della Fagaloa, che mantiene ancora gelosamente l'asino. Non è scoppiata, bisogna sempre guardare il bicchiere mezzo pieno. Prossimo veicolo random, attualmente ancora davanti una sportive classiche, la Manani. Seconda posizione la Zion, e in terza posizione Emperor Abanero. Asino, Fagaloa, ci prepariamo psicologicamente per Freddy il pagliaccio, che sarà il prossimo veicolo random. Ne sono quasi sicuro. Cosa abbiamo di bello? Oh mamma mia, di bello niente. Abbiamo un rat track masco. Rimanga giù con sto muso, mi raccomando. Vada, vediamo un po'. Prenda il salto qua, sbonk. Signori, riesce ad arrivare al lago. Ma raga, in un mare di porcherie quest'oggi vedo cose piacevoli, ok? Tipo un sasso che sta facendo saltare la mia cosa. Prossimo random, rischia il segnalino. Non lo trova, ma lo rischia. Oh mio Dio. Vabbè, uno speedo. Signori, lo speedo. Ormai c'è un armistizio, ok? Non c'è più quest'odio passato, perché veicoli hanno spinto di più su questo aspetto di farsi odiare. Quindi lo speedo è finito nel dimenticatoio. Ma lo speedo, allora, velocità non proprio convincente. Però se entra nel buco qua, signori, può fare danni. Può fare danni, attenzione che lo speedo. Oh,
Lo Speedo che vola. Signori, i furgoni dopo tutto hanno questo aspetto che li porta, no, a volare. Va bene, arriva qua, va a sbattere contro una pioppa, arriva in un canale di scolo che io vedo per la prima volta in tutta la mia vita. Gli diamo un segnalino, quarto posto per lo Speedo che, vabbè, raga, insomma, primo furgone di quest'oggi. Volendo va anche bene. Meno 3, meno 2, meno 1 è il tempo di Freddy il pagliaccio, invece no. Cypher, sportive. Rampa, stai tranquilla, stai buona, rilassata, non giampare. No! Va bene, raga, purtroppo la macchina ci va a quel paese. Speravo di vederla bene, ma a quanto pare forse rischio di asino. No, nessun asino, signore. La Fagalo tiene stretto il trofeo asino come se fosse la cosa più preziosa della sua vita. Arriva qua, niente da fare. Prossimo random, Ranker XL fuori strada. Un bel Ranker, signori, lo accettiamo sempre molto volentieri. So che potrebbe saltarci fuori qualcosa di interessante. È una rampa aperta a tutti. Abbiamo visto che addirittura un Landstalker stava per fare robe bellissime. E da Ranker mi aspetto una schifezza a quello che sto vedendo. Insomma, mi aspettavo di meglio. Drink Sabre, che tempo fa era molto buona. Non la vedo da tanto sulle rampe, sono curioso. 500 e rotti, la vedo molto sottotono. Fa lo zio, sì, no, quasi. Beh, raga, un bel giro in piscina ci sta. Prossima random, niente di bello neanche a sto giro. Signori, io non so per quale motivo stanno succedendo delle cose. Poteva esserci bisogno di un esorcismo, ma ci siamo salvati. Quindi andiamo con il Bison, che tra l'altro non si è nemmeno rovinato così tanto. Vada, no, non saltellare, Bison. No, resta dentro. No, niente. Niente, niente. Oh, forse fa l'asino. Non fa l'asino. No, raga, l'ha tenuta. 370, signori, forse fa l'asino. Forse la Fagaloa entra in lutto. Forse no. O forse, signori, no. Dipende da cosa andrà a fare questo Bison, che non sembra intenzionato a far parte della corsa per l'asino. Quanti invece cerca lo stesso di fare una buona posizione. Schiva tutto, arriva a sbattere contro un cespuglio. Niente da fare, signori. Prossimo veicolo random. È giunto il momento di un bel furgone, tipo il gang, o un bel camion, tipo un bel beef commerciale. Abbiamo il Vetir militare, il nonno del Barrax, con una possessione stranissima. 500 chilometri orari me li tocca. 520, vai. Prendila bene in salto qua, sbonk. Attenzione al Vetir che rimane in strada. Bravissimo Vetir, dai, cerca. Niente, raga, non salta. Però è stato veramente bravo. Veramente bravo il Vetir. Raga, ma ti tira fuori queste prodezze così dal nulla. Non trova il segnalino, però mi è piaciuto. Prossimo veicolo random. Zion Classic intanto per sportive classiche. Fermati, madonna di Gesù. 580, c'è veramente la Zion Classic sportive classiche. È così buona? Ah no, ok. Prossimo veicolo random. Signori, dato che le rose sono rosse e non lo dico più perché tutte le volte mi c'è fuori una porcheria, abbiamo ancora la seminatrice e per le muscle Vapid Imperator Apocalisse. Mi raccomando, rientri in fretta e anche... Cioè, sta macchina non capisco come faccia a fare schifo. Dovrebbe essere una macchina veloce, una macchina prestante, una macchina resistente. Oddio, bello però, raga, il saltino, mi è piaciuto. L'inserimento è una porcata, signori. Prossimo random, ma è giunto il momento dei veicoli, insomma, dei grandi veicoli, tipo... Desert Trade fuori strada. Desert Trade, illumini la mia giornata. No, va bene, basta. Voglio almeno incentivarti a non farmi venire il vomito. Un rimbalzo così rincoglionito, però sinceramente dovevo ancora vederlo. Cioè, lei è stato il peggior pagliaccio di oggi. La Fagalo ha avuto dei problemi, ma lei i problemi ce li ha nel cervello. Signori, prossimo veicolo random. Desert Raid, come sembra, un veicolo che merita tutti gli insulti. Fusilade per le sportive. Potrei uscire di qua, per favore? Chiedo scusa anche per la voce, ma purtroppo è andata via completamente, quindi... Vai, un bel rimbalzino. Cioè, non è ammortizzata sta macchina. Prossimo veicolo randomizzato. Abbiamo, mio Dio, mi viene male, una Blade per le muscle. Uno dei 14 più leggendari delle rampe. Non ha mai fatto qualcosa di buono in una rampa. Non è mai riuscita a ottenere un segnalino entro le 10 da quando la uso sulle rampe. Quindi si parla del 2016. Signori, oh! Ha schivato l'asino di pochissimo. Prossima random, abbiamo una Zentorno per le super. Dai, non fare ste cose. Allora, ci sono dei problemi evidenti, molto evidenti. Prossimo veicolo random, Tygon, non so come pronunciarla, per le super. Vediamo un po'. Cioè, sta macchina è veramente stramba. Non mi dice proprio niente. Non so dirvi se è bella, se è brutta, se è buona, se è schifo. Attualmente mi sta piacendo. Se non scoppia però, perché la modalità slittino? Oh mio Dio, un attimo, devo arrivare là sotto. No, raga, segnalino. Next random, vai, qualcosa di... Oh mio Dio, un Patriot SUV. Signori, va bene, finché non è Lando, finché non è l'Emperor e finché questo sta calmo, tutto va benissimo. Vai, 560, 570 neanche, vabbè, 560 ci stanno comunque. Patriot Stretch, che non è il miglior Patriot, però al momento mi sta piacendo. Dai, non puoi farmi una... così però ce la fai andare avanti. Raga, io non vedo le prime posizioni penso da 2 ore ormai. Va a sbattere, almeno riesce a entrare nel cortile di questa casa. Lo segniamo, assolutamente sì. Prossimo veicolo random, abbiamo una 770 per le sportive. Ma esiste ancora questa macchina? Siamo seri, esiste veramente ancora la 770? Non so nemmeno se sia ancora buona. Mi faccia vedere qualcosa di buono. No, raga, niente. Vabbè, questa rampa è infame. Perché proprio lei? Perché proprio lei mi devi boicottare? Piano, rimani. Niente. Raga, allora devo dire una cosa. Per
aver fatto schifo, è comunque riuscita a fare un salto. Attenzione che mi prende le posizioni avanzate. Segnalino assolutamente sì. Però stiamo parlando, il potenziale ce l'ha ancora. Siamo giunti a un momento molto corposo, perché stiamo aspettando Freddy il pagliaccio, che adesso spawnerà. Quindi prepariamoci mentalmente per lui. Beh, non è proprio Freddy il pagliaccio. Non è il pagliaccio. Vabbè, lasciamo stare. 5,50. Sono troppo ottimista con le macchine, che so comunque che fanno schifo. Cerchiamo insomma anche un po' di spronarle. Bello sto saltino. Boh, premio salto in lungo sicuramente. Poi si inzuppa come non so cosa. E prossimo veicolo random. Un po' triste per la Rapid GT, che poteva fare bene oggi. Al momento, signori, là davanti non si muove ancora nulla. Doppio speedo. Abbiamo davanti a tutti Namanani. In seconda posizione una Zion Cabrio. In terza posizione Emperor Abanero. 570 il lifeguard, signori. Ultimamente, secondo me, si dopa. Riesce a fare un bel rimbalzino e finire dentro bene. Ti prego, sbonk. Signori, il lifeguard. Attenzione, vai di là. Bravissimo. Sei una delusione veramente fuori dal normale. Prossimo veicolo random. SUV dello sceriffo emergenza. Cerchiamo di non beccare alcun albero. Non fare alcun saltello. 500 quasi toccati. 499. Rimbalzino qua. Perfetto. Mossa da clown. Ritorna in te. Però davanti col muso. Ok, non ho visto niente. Prossimo veicolo random. Va bene così. Dammi un qualcosa di bello tosto. Abbiamo una Stanier. Berline comunque. Raga, ritornano le berline. Ma appena saltato sto coso. Bellissime le botte alle fondo che si mettono a saltellare così a caso. No, raga. 450. Ci ha boicottato la Stanier. Non ci voglio credere. Chiava forse l'asino alla Fagaloa. Signori, Stanier, asino. Cioè, ho avuto la Stanier che è buonissima. Questo cruiser che è perfetto per le rampe. Io non so veramente come ringraziare il random, che quest'oggi si sta dando veramente veicoli meravigliosi. A parte alcune porcherie, ma niente treni e niente Emperor, che sono la cosa più importante. Vada, 620. Se non subisce danni, signori, può fare il primo posto. Il cruiser delle guardie, io ce lo vedo veramente bene. Vai, benissimo. Diciamo che, signori, no, forse no. L'uscita era migliore della manana, ma non riesce comunque a prenderla. Però trova teoricamente il terzo posto. Niente male che abbiamo questo segnalino, glielo diamo. Scende dal podio l'Emperor Abanero. Prossimo veicolo random. RCV emergenza, mio Dio. Va verso sto coso, non saltellare, ti prego, non fare altre cose strane. 500, ma per essere veloce, veloce. Ma questo finale così misterioso, questo finale così che mi lascia perplesso. Vai, usa sto coso, utilizzalo come razzo. Niente, raga, il razzo dei poveri non ha funzionato, ma forse con questo inserimento. No, niente, raga, non trova nulla. Mamma mia, raga. Quando chiedi la classe, chiedi la qualità e ti viene data una vasca da bagno. Vada, sappiamo che lei non salta per partecipare, ma salta per dare spettacolo. No, no, dai, non boicottarmela. Perché si strozza sempre l'arte in questo modo? Perché si va a strangolare la classe? Vasca da bagno purtroppo non raggiunge una posizione da segnalino. Sfiora l'asino. La salutiamo e andiamo con il prossimo random. Primo custom per le berline. Non si sa su queste rampe. No, non saltellare. Non saltellare. Non saltellare. Fai la brava rampa. Ottimo. Cioè, no, ottimo un cavolo, perché è entrata nella prop. Di conseguenza ha perso almeno 150 km orari. Raga, fa il giro della Fagaloa. Arriva qua. Ha detto ciò, signori. Prossimo veicolo random. Signori, c'è una tornado. Non sarà Freddy il pagliaccio, ma la tornado è comunque molto buona. Potrebbe essere il grandissimo duello tornado versus manana. Una sfida 620. Purtroppo ha avuto un qualche, come dire, sisma sul finale della rampa, che l'ha fatto un po' decelerare. Ma forse c'è il duello. Il duello tornado manana, signori, non si vede da secoli. E quest'oggi, complice la pioppa che dà una bottarella e la fa impennare un po' di più, la tornado trova la prima posizione dopo tantissimo che non si metteva davanti. Quindi, signori, si riscrive la classifica. In prima posizione the classe tornado per le sportive classiche. In seconda posizione la manana. E in terza posizione abbiamo la Zion. Doppie sportive classiche. Una rampa totalmente dominata dalle sportive classiche. Un po' si gode. Un bello scarab incubo militare. Sento proprio quell'asino nell'aria, ok? Lo sento. È suo, signori, è proprio suo. E io voglio oggi la sfida Scarab del Liberator, perché lui quest'oggi siglerà l'asino, considerando che non può sicuramente fare meglio di una Stanier, anche se le ha floppato. Arriva qua, signori, segniamo lo Scarab come asino. E ci sta, raga. È tanto che vogliamo quest'asino dello Scarab e oggi possiamo vederlo. Un cruiser dello sceriffo per l'emergenza. Praticamente è il cruiser della polizia, ma di un altro colore. Allora, se la pianta ce l'ha. Niente, raga, ce l'ha distrutta. Ce l'ha completamente boicottata. 400 qualcosa, signore, assolutamente una schifezza. Va bene, io speravo di vedere un qualcosa. Capuana De Falco. Vai, si giri. Come rientra bene sta macchina. Come torna in carreggiata, purtroppo è troppo distante dall'arrivo. Prossimo random. No, 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 raga, questo è un presagio. Il presagio da treno. Mi sto prendendo male. Penitenziario. La smettiamo di shakerare il cervello di Franco, che già non è molto sveglio. Se facciamo anche così diventa pure. Magari fa l'asino. Ci ho sperato in un incidente finale, invece niente. Vabbè, oh, magari l'autobus, signori, promette bene. Guarda che salto che ha fatto. Vai, atterra bene. Bello così. Cioè, sì e no. Diciamo che sicuramente meglio delle prestazioni che fa di solito. Prossimo random. Adder per le super. 500. Oddio, 580. 580, signori, mica male. Se rimbalza bene.
Io l'Adder la adoro. È una di quelle super che riesce sempre a darti una soddisfazione. Brava Adder, vai sopra. Niente. Quindi, signori, cavo sto segnalino e lo do a lei. Detto ciò, prossimo veicolo random. Signori, arriva il Marshall, il cugino, il fratello, un parente stretto del Deliberator, che prova quest'oggi ad affrontare questa rampa, ad affrontare l'asino attuale, ovvero lo Scarab, che attualmente si è infilato in sto pertugio, si è accoppiato con un sasso e prova a portarsi a casa l'asino. Vediamo se lui riuscirà a fare qualcosa. Questa bandierina, tra l'altro, posseduta, bastano tipo 2 km/h per portarla a sventolare come l'unico neurone di Franco quando vede la bamba. Qua devi rallentare, scuola Deliberator, signori, sì. Vediamo se fa l'asino, vediamo se fa l'asino, attenzione. Noi non tocchiamo niente. Signori, la scuola del Deliberator paga sempre. Asino per il Marshall, che fa meglio dello Scarab in senso negativo. Ormai, signori, sono giorni che vivo con l'angoscia per l'Emperor, per Lando. Ambulanza per l'emergenza. Deve raggiungere i 600. L'ambulanza, signori, veicolo 613. Quanto la adoro l'ambulanza. Però non ti devi rompere, perché purtroppo lei pecca in atterraggio avendo un assetto veramente strambo. Ah, diciamo che poteva fare sicuramente meglio. Arriva qua, segniamo l'ambulanza. E prossimo veicolo random, Entity XF 500. Mi riesce a prendere? No, perché è stata boicottata, raga, niente da fare. Direi che possiamo lasciare andare anche lei, a meno che non voglia fare qualcosa qua e stupirci un po'. E ci stupisce assolutamente, sì. Cerca di riprendere un po' l'ingresso. Signori, l'Entity fa una cosa bellissima. Una macchina che solitamente non fa un tubo arriva bene o male dove è arrivata un'ambulanza. Mi è piaciuta, tanta roba. Prossimo veicolo random. Altro presagio. Finché sono i presagi che mi portano un'antisommossa, polizia emergenza, signori, io sono contento. Sì, vabbè, se non si spacca così, si può girare, per favore. Intanto, ragazzi, sta per scoppiare. Evitiamo commenti, saltiamo prima che possa esplodere, se no per noi è finita. Vada! Allora, sembra di guidare un fornello 624. Forse, mio Dio, ma è una figata. È una locomotiva. No! Poteva saltare, superare la tornado. Prossimo random. Ok, R88, ruote scoperte. Ah, vabbè, raga, questa macchina non può fare che l'asino, quindi vabbè. Oh, magari con sta botta si scassa. Signori, asino, vediamo un po'. Io non tocco più nulla. Se torna indietro a fare l'asino, tutto merito suo, eh. No, vabbè, fa un po' avanti indietro, ragazzi. Fa un po' il pinco panco. Prossimo veicolo random. Direi che possiamo andare con gli ultimi 3 veicoli della rampa di quest'oggi. E il prossimo sarà Freddy il pagliaccio. Invece no, un Grizzly SUV. Se fa come il Landstalker, possiamo aspettarci qualcosa. Diversamente, mi piace una rampa con vincitrice alla tornado. Ma in generale, una rampa dominata dalle sportive classiche è sempre bella da vedere. Arriva qua, nulla. Non dovrebbe trovare il segnalino, però qualcosa di buono lo fa ugualmente. Penultimo veicolo della rampa di quest'oggi, XA21. Ha dei problemi di possessione, ma non ci preoccupiamo più di tanto. Niente, speravo nell'asino. Ma raga, niente da fare. Detto ciò, signori, siamo arrivati con l'ultimo veicolo random della rampa di quest'oggi. Meno 3, meno 2, meno 1. Temevo un treno invece, signori. MTL Flatbed per gli industriali chiude la rampa di quest'oggi. Non penso possa fare una buona posizione. Di conseguenza, se la chiude, The Classe Tornado per le sportive classiche in prima posizione a punti. In seconda posizione abbiamo la Manana per le sportive classiche. E in terza posizione la Zion. Tanta roba anche per le altre auto. Il Flatbed ci prova a suo modo, ma è una mezza chiavata. Anche lui sbatte contro un palo e finisce ingloriosamente il suo salto. Come asino, signori, il Marshall che riporta il trofeo asino in mano ai fuoristrada. Tanta, tantissima roba. Una rampa del genere senza l'Emperor, senza Lando, senza un treno, è sempre da incorniciare. Sono sollevato perché anche sta settimana ci siamo salvati.